Buongiorno Smart Italia, benvenuti alla nostra rubrica in cui vi raccontiamo dall'inizio dell'epidemia tutti i giorni il Formez che non si ferma. Oggi cominciamo a raccontarvi, grazie alla nostra collega Francesca Ferrara, come descrivere una nuova normalità, visto che ormai abbiamo capito che abbiamo modificato le nostre attività, i nostri progetti, pur di andare avanti con le esigenze dei nostri stakeholder. Cerchiamo di capire se c'è qualcosa di questa emergenza che possiamo portarci in una normalità che speriamo arrivi presto. Francesca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Queste novità ce le possiamo portare sicuramente sia all'interno del nostro istituto sia all'esterno, cioè nel lavoro che facciamo con le amministrazioni. All'interno perché abbiamo capito con questo smart working quanto di poco smart c'era nel lavoro precedente tradizionale, che in qualche modo ci obbligava a stare sempre nello stesso posto, a fare sempre le stesse cose, come se fosse un panopticon. Invece abbiamo scoperto che da un lavoro a distanza non solo si può fare, ma per molti versi è anche più intelligente, ovviamente, perché dà più tempo anche alla riflessione. Questo per quanto riguarda l'interno. Per quanto riguarda l'esterno, come giustamente diceva Claudia, molti colleghi hanno già individuato come noi da molto tempo facevamo attività di formazione e informazione a distanza, come abbiamo continuato a farle e come questo ha reso possibile anche, diciamo, subito continuare le attività del progetto. Che cosa abbiamo imparato? Beh, una cosa per esempio è che io ho chiesto ai nostri collaboratori, quelli che stanno più a diretto contatto con le amministrazioni e sul territorio, di fare una ricognizione di quanta attività nel periodo precedente facevano a distanza e quanta è possibile farne. Hanno fatto questa ricognizione, hanno visto che già in precedenza metà della loro collaborazione era a distanza, anche se si trattava proprio di attività di affiancamento alle amministrazioni. Poi vediamo un po' che cosa vuol dire questo affiancamento fatto a distanza. E a un'ulteriore verifica hanno visto che un altro importante quota può essere fatta a distanza, quindi si arriva quasi all'80%. Anche come, diciamo, fare tesoro di questa esperienza, ecco, non tanto sulla formazione e l'informazione sulla quale siamo consolidati come attività a distanza, ma piuttosto soprattutto per quanto riguarda le attività di affiancamento. Attività di affiancamento che però possiamo fare attraverso alcuni servizi e quindi per esempio attività di help desk, attività di risposta a quesiti. Certo, non tutto si può fare comunque, diciamo, a distanza. Un elemento qualificante, per esempio, nel nostro progetto sono questi centri di competenza regionali per la semplificazione, che possono essere anche un'esperienza utile per l'attivazione delle politiche per la ricostruzione a livello, usiamo questo termine, ricostruzione, diciamo, dopo l'emergenza sanitaria e la crisi economica che ne deriverà. Che cosa sono questi centri di competenza? Sono dei luoghi dove si scambiano esperienze, dove si apprende sul lavoro, si apprende facendo delle cose e su questo, secondo me, c'è in qualche modo ancora da lavorare, però non lavoreremo sempre a distanza, insomma. Certo, almeno non sarà più necessario questa, così, qualcosa dovremo recuperare. Ultima domanda, hai fatto da poco un webinar per gli sportelli unici e le attività produttive e per l'edilizia proprio sull'emergenza Covid. Ecco, raccontaci un po' di che cosa si è trattato, insomma, quindi un'attività mirata proprio sull'emergenza. Sì, di fatto, diciamo, l'emergenza ha in qualche modo portato attraverso decreti a dire che i termini dei procedimenti sono sospesi, cioè quelle cose che si
dovevano fare in un certo lasso di tempo, nel lasso di tempo che adesso ormai è sicuramente metà maggio, in questo periodo i termini sono sospesi, quindi le amministrazioni non è che devono rispondere nei tempi che avevano prima. Ovviamente non è che stanno con le mani in mano le amministrazioni, nel frattempo cercano di evadere tutte le pratiche che è possibile evadere prendendosi però ecco anche un po' più di tempo. Per ora si parla di sospensione dei termini, ma io spero che i prossimi webinar, anche le prossime attività, non siano sulla sospensione, Certo. che di per sé è temporanea, ma siano sulla ripresa. Benissimo, quindi è brutto dirlo, però questa emergenza, almeno per la semplificazione, ha dato una spinta verso la semplificazione, così. Ha dato una spinta, io penso che darà una spinta perché le risposte, la ripresa, le imprese, ma anche i cittadini in qualche modo, lo vediamo con le richieste che stanno pervenendo di sussidi a vario genere, hanno bisogno di una risposta che diciamo più che veloce deve essere tempestiva. E non solo, Certo. ma la ripresa può essere anche l'occasione per dire che delle pratiche veloci possono essere fatte anche tenendo presente, diciamo, la salute dei lavoratori e dei cittadini e la tutela dell'ambiente, cose che invece per troppo tempo sono state considerate quasi antagoniste. Nel senso Certo. che per tutelare ci voleva tempo, e invece non è detto. Benissimo. Francesca, grazie molte. Buona Grazie a giornata e voi buon e lavoro. grazie a te per il lavoro che stai facendo assieme a Giovanni e a tutti gli altri. Grazie.